Benvenuti su 9 minuti, io sono Alessandro e oggi vorrei parlarvi di tre aneddoti legati alla Seconda Guerra Mondiale, in particolare alla figura di mio nonno, che appunto ha partecipato come ufficiale dell'esercito italiano. Queste sono informazioni chiaramente su cui io non ho nessuna certezza, mi sono state raccontate in parte da mia madre, in parte da mio zio e mio nonno che ho conosciuto, ai tempi ecco ero piccolo, per cui non potevo fargli questo tipo di domande. Il primo aneddoto è proprio basilare, nel senso che si tratta proprio dell'esistenza di mio nonno e poi probabilmente anche della mia. Lui una volta era assegnato a un... doveva fare la sentinella con un suo collega in un luogo. Sono andati a farsi un riposino sotto un ponte e proprio nel luogo dove avrebbero dovuto rimanere è caduta una bomba. Loro sono sopravvissuti proprio perché sono andati a farsi un pisolino, quindi la vita è strana. Il secondo aneddoto invece è, credo sia avvenuto probabilmente il giorno prima dell'8 settembre del 43, perché mio nonno a quanto pare era dalle parti di Rimini e l'Italia, come ben sappiamo, era alleata della Germania. Quindi lui, essendo ufficiale, cioè giocava a carte con gli altri ufficiali italiani e tedeschi. E a quanto pare dei suoi amici tedeschi, probabilmente avendo ricevuto qualche... cioè, sapendo cosa stava succedendo, gli dicono: guarda, scappa, vai via, perché sennò noi domattina ti dobbiamo arrestare. E mio nonno pensò che si trattasse di uno scherzo. Diceva: ma era impossibile che l'Italia cambiasse schieramento così. Invece poi l'8 settembre del 43 ci fu il Badoglio annunciò alla nazione che tutto quello che sappiamo. Quindi lui non ci credette. E il terzo aneddoto è simile anche al secondo. Questo qua me lo raccontò mio zio, che chiese a mio nonno: ma tu sapevi della Shoah? Ogni tanto veniva, probabilmente sui giornali americani alcune cose venivano dette. E mio nonno ha avuto la possibilità di leggere alcuni giornali americani. E mio zio appunto ha chiesto: ma tu le avevi lette quelle cose? Come ti ponevi di fronte a questa situazione? E lui pensava fosse propaganda. Cioè mio nonno, leggendo i giornali americani, era convinto si trattasse di propaganda, perché... questo lo vediamo anche durante la Prima Guerra Mondiale. La nazione, non so, l'Italia, scriveva di tutto e di più sugli austriaci e i tedeschi. E di volta in volta gli austriaci sugli italiani. Poi bisognerebbe mettersi lì a vedere chi era il peggiore di tutti nello scrivere menzogne. Ma era una cosa veramente normale, per cui era facile cadere in questa trappola del pensare che fosse propaganda e non credere a quello che veniva detto in quel momento. Ecco, questo è più o meno tutto quello che so sulla carriera militare di mio nonno, però è qualcosa ed è, credo, anche interessante. Spero che il video non vi abbia annoiato e nel caso ci vediamo al prossimo. Grazie per l'attenzione.